Il May nasce da un'intuizione che intorno alla metà degli anni 90 abbiamo qui a Faenza, dopo essere stati per alcuni anni referenti di alcuni concerti della prima scena indipendente che c'era fra la metà degli anni 80 e i primi anni 90, e quindi ci accorgiamo che c'è un'attenzione crescente, un pubblico in aumento notevole e quindi decidiamo di fare un primo festival delle autoproduzioni che ha un successo straordinario nel vecchio Palasport di Faenza. Da lì, nel 97, nasce ufficialmente il primo MEI che ha al centro la produzione della discografia indipendente italiana. Abbiamo pensato proprio coi 20 anni di chiudere un ciclo, abbiamo fatto una grande festa in inverno alla Pelanda a Roma, al Macro Testaccio e abbiamo avviato questo nuovo ciclo del MEI. Oggi nasce un MEI che si chiama Nuovo MEI 2015 con l'hashtag di Twitter, non casualmente, che si occuperà soprattutto di under 30, in questo caso dei nuovi indipendenti di oggi, che sono gli artisti emergenti che si autoproducono e si autopromuovono. Rotta Indipendente è una serie documentaristica che si sviluppa attraverso 4 episodi, ognuno legato ad una città differente. Le riprese inizieranno circa intorno a fine ottobre. E la serie sarà pronta a primavera inoltrata per la messa in onda. L'intento non è certamente quello di raccontare in maniera enciclopedica la storia di tutte le band o cantautori italiani esistenti in Italia, ma vuole raccontare attraverso la scena musicale, le etichette indipendenti e i luoghi che hanno contribuito alla crescita di un certo contesto, le città con le proprie caratteristiche e i propri contrasti. Abbiamo scelto di realizzare una serie perché abbiamo pensato che un documentario da solo non bastasse a raccontare la scena indipendente italiana e scegliendo Roma, Bologna, Milano e Torino abbiamo pensato che ognuna di queste città esprimesse già di per sé talmente tante, troppe caratteristiche e ricchezze che rendevano difficile poi mescolarsi alle altre. Per cui abbiamo fatto questa scelta che per noi ci ha portato in maniera naturale a scegliere di realizzare una serie. Non ultimo il fatto che non racconteremo solo i gruppi più noti, ma principalmente racconteremo quelle che per noi sono le storie più importanti, che molto spesso non sono le più famose, le più conosciute, ma che per noi invece sono quelle che sono più significative, hanno creato qualcosa che semplicemente prima non c'era. Una serie che recupera il materiale audiovisivo di quell'epoca, valorizza ciò che di importante culturalmente è stato fatto in questi 20 anni, ha un valore storico fondamentale perché racconta una parte dell'Italia che è stata trascurata dai grandi media televisivi e radiofonici.